un aspirante al titolo di Miss Topolini molto alta, molto bella. Io ve la presento subito, l'aspirante numero 7. Nome e cognome? Lia Buzzi. Lia, oh Lia. Allora Lia, stavamo chiacchierando prima, tu vieni da, insomma, non lontano, però noi siamo a Trieste, tu vieni praticamente dal lato opposto del Friuli, ovvero Tarvisio. Quindi vivi in montagna. Esatto. Una straordinaria montagna, aggiungo io, tra l'altro, insomma, del Tarvisio, un luogo bellissimo dove trascorre anche le nostre vacanze invernali. Facciamo anche un po' di promozione turistica regionale. Senti, Lia, vorrei che ti raccontassi, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, qual buon vento ti porta qui a Miss Topolini. Allora, io sono laureata da poco in scienze del turismo e ho appena iniziato un nuovo lavoro in reception in un residence in Camporosso, vicino a Tarvisio. E quindi vorrei nella vita inseguire un percorso che del turismo mi permette di diventare dirigente d'albergo oppure di lavorare presso tour operator, di viaggiare, di conoscere un po' il mondo. Ho capito, no, io ero incantato mentre parlavo perché vedevo proprio i suoi occhi illuminarsi, no? Quindi vuol dire che ciò che fai ti piace quello che stai facendo. Molto mi piace. Ti piace stare a contatto con la gente. Molto. Mi piace tantissimo. Quindi hai fatto bene anche a venire a Miss Topolini perché è un modo per mettersi anche in gioco, in discussione, proprio in mezzo alla gente, che il nostro, tu sai, è un grandissimo pubblico. Abbiamo televisioni, le location più belle di Trieste. Senti, quindi il sogno nel cassetto è quello di continuare ciò che stai facendo, magari aprirti un residence tuo, un albergo tuo, perché no? Perché no? Comunque intanto imparare a viaggiare, imparare le lingue, imparare dagli altri dirigenti. Ho anche la possibilità di andare in Toscana tra qualche mese a lavorare in un albergo a 5 stelle. Eh beh, qua ce ne sarebbe da dire. Insomma, intanto ti faccio i miei complimenti perché è sempre piacevole vedere una ragazza così giovane già laureata. Quindi complimenti, hai investito degli anni importanti della tua vita. Speriamo davvero che tu possa concretizzare i tuoi sogni. Benvenuta qui a Miss Topolini. Per te quella è la telecamera. Lia, puoi dire tutto ciò che vuoi, salutare chi vuoi. Saluto la mia meravigliosa famiglia e tutte le mie amiche, le mie patatine, perché le dico così, e un bacione a tutti. In bocca al lupo. Crepi, grazie.